La pubblica amministrazione ha molti strumenti che può usare sui social network, uno di questi è sicuramente la diretta. A cosa serve? Una diretta serve per avvicinare il nostro pubblico, quindi non mantenere quella distanza data dal top to down che è la comunicazione classica della pubblica amministrazione, ma cercare di creare un engagement che sia il più reale possibile. Come fare questa diretta? Farla è molto semplice in realtà, cioè iniziare è molto semplice, basta avere una connessione ad internet, basta avere uno smartphone che possiamo utilizzare in qualunque momento. Come farle bene è un pochino più complesso. Innanzitutto bisogna avvisare il nostro pubblico che stiamo per effettuare una diretta e questo può succedere anche con qualche giorno d'anticipo. Dare al pubblico un po' un'idea di quello che andremo a rappresentare in diretta e durante lo speech cercare di creare domande e risposte in modo da coinvolgere il pubblico stesso. Poi la diretta deve essere necessariamente stabilizzata in modo che non ci siano immagini tremolanti. Non c'è bisogno di essere grandissimi registi alla Christopher Nolan per capirci, ma c'è bisogno sicuramente di avere un buon audio. La diretta Facebook è sicuramente un modo per accorciare maggiormente le distanze tra, in questo caso, la pubblica amministrazione e l'utente finale, quindi il cittadino, perché per noi si tratta comunque di cittadini. Quando si fa una diretta Facebook bisogna innanzitutto creare un video che abbia una buona qualità di immagine, quindi abbiamo bisogno di uno smartphone, e questo mi sembra una cosa diciamo scontata, un buon collegamento ad internet in maniera tale che la diretta non subisca dei salti o delle interruzioni, deve essere diciamo un'immagine il più possibile stabilizzata ed evitare soprattutto l'effetto Al Jazeera, cioè evitare di avere magari dei teli monocromatici che rendano l'immagine come quella di un bunker. Per fare questo ci sono molte applicazioni che ci possono sostenere ed aiutare per fare diciamo una diretta che non sia parificabile magari a Sky TG 24, ma abbia una diciamo nitidezza nei colori, sia diciamo godibile e fruibile, come ad esempio OBS Studio, che è un'applicazione che ci permette di diciamo montare l'immagine in tempo reale avendo uno sfondo dietro che sia il più possibile bello anche a guardarsi. È evidente che la parte interessante delle dirette Facebook, anche la parte più difficile da gestire per noi che ci mettiamo a fare questo tipo di lavoro, è proprio la moderazione dei commenti. Arrivano chiaramente dei feedback continui dal pubblico che sono relativi al tipo di informazione che si sta dando ed è importante fare in modo che ci siano delle risposte adeguate e soprattutto in tempo reale, perché le persone si aspettano di poter interagire. L'obiettivo proprio di una diretta Facebook, accorciando la distanza che c'è tra noi e il cittadino, è proprio quello di fare in modo che ci sia un rapporto costante. Con Telegram si possono fare tantissime cose perché l'applicazione è molto versatile, si possono gestire uffici stampa, per esempio della pubblica amministrazione, inviare file anche molto pesanti fino al 1,5 giga, dichiarazioni audio, dichiarazioni video, materiali di vario genere, questo lato ufficio stampa. Lato testate registrate, è possibile sfruttare un canale come un rullo d'agenzia o newsfeed, quindi semplicemente il rilancio anche su un'altra piattaforma molto vicina al cittadino perché arriva sul cellulare, ma anche ideare dei format diversi e variegati che possono essere un podcast settimanale per presentare un servizio della pubblica amministrazione in questione, un minuto con il presidente, faccio per dire, raccontare in un minuto con il sindaco, con il presidente della provincia, con chi sia, le attività principali della settimana appena trascorsa o quella che sta per cominciare, ideare appunto dei contenuti che siano esclusivi e tipici della fruizione via smartphone, prevalentemente via smartphone. Sempre di più la pubblica amministrazione ha la necessità di parlare lo stesso linguaggio dei cittadini e ovviamente con le nuove generazioni che sono abituate a utilizzare nuovi strumenti, quindi digitali e social, anche la pubblica amministrazione deve cercare di avvicinarsi quanto più possibile a questa modalità di comunicazione. Ad oggi questo percorso è un percorso dove anche la pubblica amministrazione ha pochi strumenti, ma c'è la possibilità di mettere a disposizione ai cittadini soluzioni con le quali poter ridurre le distanze, aumentare la possibilità per i cittadini di partecipare a ciò che avviene
durante la vita della pubblica amministrazione. Penso ad esempio anche alle discussioni che riguardano le decisioni che un comune, un municipio, un'amministrazione prende e che possono avere delle ricadute sulla vita quotidiana. Beh, si apre ad esempio il luogo principale per il comune, che poi probabilmente è l'ente più vicino alla nostra vita, è l'aula del Consiglio Comunale. L'aula del Consiglio Comunale, ma quanti di noi hanno partecipato ad una seduta di consiglio? Bene, ci vuole poco, con gli strumenti che oggi le tecnologie mettono a disposizione, per far sì che quello che avviene in aula possa essere trasmesso attraverso uno streaming, attraverso internet e quindi attraverso anche il sito istituzionale del comune, e quindi da lì, attraverso una semplice connessione, è possibile accedere a quello che si sta discutendo. Ovviamente c'è un problema poi legato alla durata di questi consigli, a come cercare queste informazioni. Bene, qui le tecnologie vengono in soccorso, perché ad esempio ci sono tecnologie molto performanti che permettono di trascrivere integralmente tutto quello che viene detto durante il consiglio e quindi poter fare delle ricerche Google-like, dove inserendo una parola, un argomento di proprio interesse, si può andare a trovare questo argomento quando è stato trattato.